Salve. A seguito del significativo risultato del referendum sul nucleare, Michele Esposito ha raccolto per noi le opinioni di Riccardo Sarr dell'Italia dei Valori. Riccardo Sarr, in rappresentanza dell'Italia dei Valori di La Maddalena. Un referendum che ha fatto registrare un'affluenza straordinaria per, insomma, il tipo di consultazione, con un risultato schiacciante a favore del sì. Sì, è stata davvero una grandissima vittoria. Ben 880.000 sardi si sono presentati alle urne e di questi 880.000 il 97% ha detto no al nucleare. È stata una grande lezione di democrazia, un qualcosa davvero di fantastico. Dei dati del genere non si registravano da quasi 20 anni, nel senso che soltanto nel 1993 si raggiunse questo stesso livello. Sicuramente il governo Berlusconi dovrà tenere conto di questi dati, ma io francamente non me lo so spiegare, nel senso che sia l'Italia dei Valori che gli amici del centro-sinistra, per cui sia il PD e Sinistra Popolare, hanno fatto tutto il possibile per cercare di sensibilizzare la popolazione maddalenina affinché potesse appunto andare a votare. E forse per l'amor di Dio anche noi non abbiamo fatto abbastanza, vedremo comunque di mandare avanti la campagna referendaria, soprattutto in vista dei referendum del 12 e del 13 giugno, quelli che sono senza ombra di dubbio i più importanti in assoluto, perché saranno abrogativi e quindi decisivi in qualche modo. Quindi assolutamente sì, assolutamente decisivi, nel senso che una volta che si raggiungerà il quorum che ricordiamo non è del 33% come quello consultivo, ma del 50 più 1%, dal momento appunto che, come dicevo, è abrogativo, si riuscirà finalmente a mettere una croce sopra il nucleare, mettere una croce sopra la privatizzazione dell'acqua e del servizio idrico e anche e finalmente mettere una croce sul legittimo impedimento e far processare Silvio Berlusconi. Il 18 maggio è avvenuta la disinfestazione dell'area del parco giochi di Padule, ad opera della ditta Multis. Tale attività ha avuto inizio nella primissima mattinata e ha portato alla chiusura al pubblico di tutta la zona interessata per motivi precauzionali di sicurezza. Il parco giochi verrà regolarmente riaperto alle sue attività il 19 maggio. Passiamo alla prossima notizia. Il 18 maggio, presso il cortile delle scuole elementari di Via Carducci, gli alunni hanno potuto incontrare i 15 corridori della manifestazione podistica internazionale World Run, che sono arrivati alla Maddalena per collaborare con l'ente parco. E quest'anno è stata proprio l'isola di La Maddalena la prima tappa del loro tour mondiale, realizzato rigorosamente a piedi con il trasporto di una fiaccola accesa, con l'obiettivo di portare un messaggio di pace nel mondo. Il corteo è stato accolto presso il comune dall'assessore Zonca. In ricordo del loro passaggio, l'ente foreste ha donato un esemplare di leccio che è stato piantato in mattinata presso il CEA di Stagnale a Caprera. Sabato 14 maggio, alle ore 18, presso il Salone Consiliare del Comune di La Maddalena, è avvenuta la premiazione della prima edizione del concorso Literarum Vis. Andrea Nieddu ha intervistato per noi la responsabile Marina Spirinti. Molto bene, devo dire, sono soddisfatta. È stato un esperimento, infatti è la prima edizione di questo concorso che abbiamo intitolato Literarum Vis, peraltro la vostra televisione l'ha tenuto a battesimo facendoci pubblicità qualche tempo fa. Un esperimento, come dicevo poc'anzi durante la premiazione, di immersione nella cultura classica, non con un atteggiamento antiquario, ma con un atteggiamento confidenziale. Quindi abbiamo chiesto ai ragazzi di scherzare col mondo classico, con confidenza, di scrivere degli articoli di giornale immaginandosi dei cronisti, Andrea, come se tu fossi un cronista del secondo secolo avanti Cristo, e quindi anziché raccontare le vicende maddalenine del 2011 dovessi descrivere una vicenda verificatasi a Roma, magari Roma brucia, Nerone dice non sono stato io, ecco, per fare un esempio. Ecco, però immaginavate ragazzi che appunto hanno interpretato in maniera davvero eccellente tutte queste cose? Ma ci speravo, i ragazzi sono, vabbè, io con i ragazzi ci convivo quotidianamente, i ragazzi hanno delle straordinarie risorse
vanno stimolati in continuazione. E io dico sempre che possono dare tantissimo, compito di noi educatori di chiedere tanto, di non stancarci di pretendere da loro, di pretendere anche cose diverse dal solito. E a volte ci lamentiamo che i giovani sono apatici, che i giovani non hanno voglia di niente, a volte siamo anche un po' noi, ecco sì, siamo anche un po' noi incapaci di stimolarli a sufficienza. Questo è stato un tentativo, hanno risposto adeguatamente, numerosi, alcuni elaborati ci hanno stupiti piacevolmente. Il tuo mestiere, come vedi, è insidiato da questi giovani talenti. Tieni conto che l'articolo di giornale ormai è tipologia per l'esame di Stato, quindi loro si esercitano, però questa era una cosa un po' nuova, un po' diversa, e hai visto che dai più piccoli ai più grandi sono stati capaci di costruire degli articoli, certo non professionali, però rispettando le regole, mi confermerai, della tipologia. Quindi sono soddisfatta veramente. Ecco, questo è il primo anno, vi hanno detto di seguirlo anche per il prossimo, da Rabuini, ma anche il preside del Nautico. Sì, l'intento è questo, infatti noi nella locandina, come in tutti gli inviti, abbiamo parlato di prima edizione del Literarum Vis. L'intenzione è non solo di proseguire, ma anche di ampliarlo alle zone limitrofe, noi pensiamo in grande, quindi l'anno prossimo vorremmo ampliarlo alla Gallura, poi chi ne sa, magari alla, siccome è un'idea nostra, di cui appunto mi prendo tutta la paternità, poi aiutata ovviamente da tutti gli amici dell'associazione, contiamo di esportarla questa idea e di ampliare il concorso. Chiaramente ci occorreranno delle risorse che quest'anno non avevamo, di renderlo regionale, magari iniziare gallurese per poi diventare regionale, insomma ci proveremo. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in collaborazione con la Federparchi e la Fondazione Telethon, aderisce alla manifestazione Walk of Life, il cammino per la ricerca, inaugurata a Roma alla presenza del Ministro dell'Ambiente Prestigiacomo, del Presidente di Telethon Montezemolo e del Presidente Samuri. All'inaugurazione prenderà parte anche il Presidente dell'Ente Parco Bonanno. Dalla metà del mese di aprile è stata riattivata la vasca di canottaggio coperta situata all'interno del comprensorio addestrativo dell'Isola Chiesa. Martedì 17 maggio la Maddalena è stata la tappa del raduno di moto d'epoca fabbricate prima del 1945, organizzato dalla Mediterranea Team di Nuoro. Il gruppo, dopo aver compiuto il giro dell'isola, ha fatto sosta in piazza Umberto I. Con questa notizia è tutto, grazie e arrivederci.